Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Vintage Passion. Oggi parlerò di un super robottone abbastanza amato in Italia, ma che non fu molto supportato dal merchandising. Infatti, fu importato ufficialmente solo un giocattolo. Ma naturalmente, dopo la sigla. UFO Diapolon è un anime prodotto dalla Eiken nel 1976, di 26 episodi. I diritti per la commercializzazione dei suoi giocattoli li prese la Bullmark. E la Bullmark ne fece parecchi di giocattoli. I più iconici sono sicuramente i robot, ovvero sia Edda, Trangu e Legga, che si trasformano in Diapolon. Ne fece, tre tipi. I primi, i più economici, erano sicuramente i Yang, chiamati da loro Yang. Ovvero sia Edda, Trangu e Legga non trasformabili, venduti sia in box singolo che in box unico. Poi fece il Diapolon Standard, che sarà oggetto della recensione di oggi, e poi fece il Diapolon DX, venduto sia singolarmente, nei tre box, Edda, Trangu e Legga, oppure insieme in un grande box. Naturalmente in Italia ci furono anche abbastanza tarocchi. I più famosi, quelli che secondo me abbiamo visto tutti, sono i guerrieri spaziali. Oltre il sistema solare, al di là di quello che anche una mente superiore non riesce ad immaginare, si penetra nel mondo di Otro, Esto, Ataro, Vandar, i fantastici e meravigliosi guerrieri spaziali. Come una meteora luminosa, a una velocità incredibile, i quattro guerrieri spaziali giungono sulla Terra. Sono d'acciaio e hanno colori splendenti. Con loro passerai momenti entusiasmanti e irripetibili. I loro pugni micidiali colpiranno sempre il bersaglio e un sibilo scatenerà un disco rotante. Guerrieri spaziali, un gioco nuovo che Linea Jig propone. I guerrieri spaziali erano quattro. Due erano presi dagli astrorobot ed erano le coppie di Terremoto Stellare e Tempesta Spaziale. Gli altri due invece erano due robot presi da UFO Diapolon ed erano il Trangu e il Legga. Il Trangu e il Legga. Il Trangu veniva chiamato Ataru
mentre il legga veniva chiamato Estou, se non mi ricordo male. E appunto vennero importati dalla Jig. Ma ci furono anche altri, che però io sinceramente non me li ricordo. Infatti ho chiesto a un mio carissimo amico, Marco Maccolino, e mi ha detto che esisteva anche dei tarocchi di plastica chiamati gli Invincibili, ma sinceramente io non li ho mai visti, non li conosco. Quindi non so cosa dirvi di questi giocattoli tarocchi. Ma prima di iniziare la recensione, parliamo un po' della Bullmark. E chi meglio del nostro signore dei collezionisti potrebbe dire qualcosa. Bullmark, gloriosa ditta giapponese ormai scomparsa, dominò il mercato giapponese negli anni 60 con i suoi robot di latta e i giocattoli in vinile di Godzilla, Astro Boy, Tetsu Atom e altri ancora. Con l'affiliata Eidai coprì anche il settore dei piccoli giocattoli economici con la linea Grip. Negli anni 70 i principali giocattoli prodotti dalla Bullmark furono i robot in metallo, il Diapolo, il Mechander e il Dai Baron, caratterizzati dall'uso massiccio di metallo pesante, sottolineo pesante, e da meccanismi fantasiosi e affascinanti, i giocattoli della Bullmark sono tra i più belli dell'epoca pionieristica dei robot giocattoli tratti dagli anime. Frase pazzesca, una frase pazzesca. È un poeta quest'uomo, è un poeta. Certo, l'aspetto dei suoi giocattoli era poco fedele all'originale, ma nonostante questa palese evidenza, i robot della Bullmark sono da sempre tra i più ricercati dai collezionisti. Confermo. Brutti, ma pazzeschi. Purtroppo cessò l'attività alla fine degli anni 70, schiacciato dallo strapotere della Poppy e dell'Attaccatoku, che allora detenevano i diritti di merchandising delle serie hit del momento. E se posso aggiungere una cosa a quello che scrive il nostro mitico Guglielmo Signora, la Bullmark per me è la ditta che più di ogni altra ha fatto del die cast, del metallo, del ferro, la sua ragione di essere. Un paio di considerazioni su questo giocattolo che andrò a recensire. Questo giocattolo è figlio dei suoi tempi, ovvero sia, al giorno d'oggi non sarebbe pensabile dare in mano ad un bambino un giocattolo come questo di 250 grammi. È una cosa che non si farebbe, insomma, è troppo pesante. Cioè, un bambino cosa ci fa? Se te lo tira dietro, non dico che accoppa qualcuno, ma può fare male. Invece, in quegli anni 70, era normalissimo. Anzi, era considerato anche sicuro. Addirittura era certificato. Sembra una cosa strana, no? Qua come certificano una roba di 250 grammi? E poi ce n'erano anche di più pesanti, ricordiamocelo. Sì, ebbene sì. La certificazione più, diciamo, in voga all'epoca era la ST. Vedete qui nell'angolo? ST.
ST, che in molti dicono sempre ST, c'è scritto sopra, è il modello standard. In realtà no. ST è una certificazione. Una certificazione che significa Safety Tested. Cioè, praticamente è certificato che questo prodotto non fa male. Ha superato delle prove. Un po' come il nostro marchio CE. Ti dà la sicurezza che è stato testato. Ma la cosa più apprezzata di questi giocattoli era proprio il metallo. Sì, può sembrare strano, ma proprio perché erano di metallo erano apprezzatissimi. Ma c'è un motivo per questo, perché prima di questi giocattoli di metallo il materiale più usato era la latta. La latta, che era leggerissima, giocabilissima, però si ammaccava molto facilmente e se si rompeva era molto pericolosa, perché tagliarsi era un attimo. Quindi per questo che il metallo fu così tanto ben accolto, perché comunque era meno pericoloso della latta. Ovviamente la controindicazione era il peso. Qualcosa doveva pure esserci. Ok, finito il mappazzone, direi che si può passare alla recensione. Il giocattolo che ho io è quello che veniva distribuito in Giappone. Il box è naturalmente a vetrina, dove c'è il nostro bel Diapolon in bella vista. E si vedono anche gli accessori, che sono una grossa lama, due pugni cromati di scorta e l'arma iconica del Diapolon, ovvero sia il pallone da football. E si intravedono un'elica blu e un'elica rossa. Scritta in giapponese, si capisce solamente UFO. E qua in fondo UFO sempre. E questo qua non riesco a capire se è un 30 o un 3D. E qui c'è la marca Bullmark. Ok, di fianco una bella immagine del giocattolo con un'elica attaccata in una spalla, mi sembra, e sempre il titolo e sempre UFO, e qua in cima invece c'è il marchio Zikron. Dall'altra parte uguale, sempre la stessa cosa, il marchio Zikron. Dietro invece c'è un bel disegno con tutte le lettere in giapponese, con scritto UFO, e qua c'è ancora il marchio della Bullmark, e qua un po' di istruzioni su quello che fa il giocattolo, quello sia lancia un pugno, c'è la spalla che sì, le braccia che si muovono in tutte le direzioni e il lanciatore della elica. Bene, andiamo a vederlo dentro. Un bel polistirolo bianco, questo è un modello che non è mai stato giocato. Dietro ci sono le istruzioni. Con anche un talloncino con probabilmente delle avvertenze. Allora, il robot è legato da un filo di ferro, però è foderato da una specie di vellutino per non segnare il robot. Anche qua cura nei dettagli, perché non volevano che si segnasse con questo filo ricoperto. Dietro è tenuto stretto da un disco di metallo. Togliamo il nostro filo, disco di metallo, che da questa parte è anche colorato. Togliamo il nostro Diapolon. E qua ci sono gli accessori, due pugni di scorta, una grossa lama e l'arma iconica, il pallone da football del Diapolon, e anche le due eliche ovviamente.
Il robot è quasi tutto in metallo. Praticamente di plastica ha solamente i pugni e la mentoniera. La mentoniera, orecchie comprese. E il grosso rotellone dietro, nonché il pulsante di sparo. Tutto il resto è completamente di metallo. Le articolazioni. Beh, questo diciamo è un po' la nota dolente dei pezzi di ferro. Le articolazioni, per quanto riguarda la testa, è fissa, non si muove niente. L'unica cosa che si muove è la mentoniera. La mentoniera che si può alzare come fa nel cartone. Si alza così, vedete. Cosa che facciamo? E le braccia, dunque, le braccia, come potete vedere, come avete già visto dalle istruzioni, possono andare in su e muoversi in avanti. E alzando la spalliera riescono a fare anche una bella piega. Vanno così, poi vanno su. Insomma, non è male per essere un giocattolo del 1976 avere questa mobilità qua, che è data da questo perno che si vede qua sotto. Non è male, decisamente non è male. Le gambe si muovono, le ginocchia pochissimo, come potete vedere, circa, non so, 45 gradi più o meno, e anche leggermente in avanti. Ha due gimmick, ovvero sia i classici pugni e molla, iconici più che classici. Questi in un giocattolo robot penso che non debbano mai mancare. E il lanciatore delle eliche. Allora, vediamo un po' come funziona. Togliamo questo gommino qua. Questo gommino è una protezione. Anche qui si vede la cura della Bullmark per i dettagli. Perché togliendolo abbiamo il pezzo dove si va a incastrare l'elica, che è in metallo. E in metallo è una piccola punta, come potete vedere, c'è una piccola punta. Ecco, se non avesse questo gommino, il box a vetrina si bucherebbe. Invece, con questa gommina, il box, come potete vedere, è ancora quasi perfetto. Quindi onore ancora una volta alla Bullmark per questi, come dire, preziosismi che faceva al tempo. E adesso facciamo partire la rotella. Prima di tutto bisogna caricare il sistema molle, e si carica con questa rotellona. Fa girare. Molla si carica, e per farla sparare c'è questo pulsante cromato. Carichiamo la nostra elica, che si va a incastrare perfettamente nel sistema di sparo, e schiacciamo il nostro pulsante. Notare che è un sistema a molla del 1976 e ancora va. Le armi non si possono naturalmente agganciare da nessuna parte, perché i pugni non sono adibiti per l'aggancio delle armi. Non saprei dove attaccarle. Diciamo che sono lì, e i bambini ci giocavano proprio dicendo tieni addosso, lo tiravano addosso ai nemici che arrivavano. L'unica cosa che si può attaccare, mi sembra di aver capito dalle istruzioni, sono le rotelle qua.
nelle spalle. Infatti, esattamente, le rotelle nelle spalle si possono attaccare. Ecco qua il nostro Diapolon ST Standard. Verniciatura ottima, colori molto brillanti. Che dire, un giocattolo veramente bello, piccino, è vero, ma è ben proporzionato e con i tanto cari meccanismi di sparo che ai bambini del tempo, e mi ci metto anch'io, piacevano tantissimo. Insomma, diciamo, è una piccola bestia e la Bullmark, anche con questo modello, non si smentisce. Metallo, 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 sempre e comunque. Segno caratteristico della Bullmark. Apollon, Alfa, Beta, Gamma! Fusione del corpo, via! Thank you.
Dai!